Adesso serve insomma coronare questa continuità con una vittoria. Sì, vorrebbe dire dare il giusto valore a questi quattro risultati positivi, consapevoli però che sarà una partita difficile da decifrare prima di giocarla e difficile da interpretare nel mentre, perché il Pescara è una squadra che attaccano, dove attaccano in tanti, è una squadra giovane perché ha giocatori molto giovani ma molto bravi, probabilmente i talenti migliori del nostro calcio. Quindi sarà, è una partita difficile da organizzare e da prendere contromisure, però ci siamo preparati al meglio e contiamo di fare il massimo come sempre. La squadra sta bene, quindi in questo senso siamo sereni. Gilardino non è tra i convocati perché ha questa penso piccola contrattura al flessore e abbiamo ritenuto opportuno non rischiarlo, anche perché avremmo corso dei rischi troppo elevati, nel senso che l'abbiamo recuperato fisicamente e quindi un infortunio potrebbe veramente compromettere per tanto tempo questo buon lavoro che abbiamo fatto. Speriamo che una settimana di lavoro a parte possa bastare, in modo tale da lunedì essere di nuovo disponibile. Mentre Guido Marilungo ha fatto anche lui una settimana un po' a singhiozzo, però ieri si è allenato con la squadra, oggi ha fatto tutta la rifinitura, quindi è disponibile.